Buongiorno, ci troviamo a Poggio Perugino, circa 80 metri sul livello del mare. Vi renderete conto, guardate che panorama, sono spiacente del tempo meteorologico. Vedere oltre queste montagne, ma vi assicuro che il panorama è senza dubbio mozzafiato. Questo è un archetto che ci conduce all'interno del centro storico e andiamo a sorpassare questo arco che ci conduce all'abitazione in questione, un palazzetto da cielo a terra che si affaccia, eccolo qui, si comincia a intravedere questo balconcino, tutta questa struttura dai piedi sino al primo balconcino, la parte di mansarda, il sottotetto non è compreso nella vendita, e in pietra, e si affaccia su questa vallata che poi esamineremo molto meglio dal balconcino. Questa è una viuzza del centro. Qui entriamo nella parte al piano primo, eccoci qui, c'è questo porticato, tetto e solai sono nuovi, sono stati rifatti recentemente, questo è il porticato, entriamo all'interno dell'abitazione, questo è il soggiorno con questa stufetta, camino, fantasia doghettata. Abbiamo una finestra che si affaccia sul vicoletto del centro, eccoci qui, osserviamo il soggiorno, qui abbiamo l'angolatura, eccolo qui, alla nostra destra il bagno. Una prima stanza, vedete il pavimento è stato rifatto di recente, stanza molto grande, e questa stanza proprio si affaccia qui. Guardate signori, guardate che splendida visione, sembra di essere i padroni. Passiamo all'altra stanza perché ci sono, se non vado errata, due camere, eccola qui, anche questa molto grande, anche questa ovviamente con finestra, e vediamo un attimino che visione ci dà. Lo stato è un buono stato, abitabile da subito. Purtroppo in questa stanza il mattonato non è stato rifatto, ma è comunque utilizzabile e in buono stato, assolutamente. Uscendo dal piano primo che abbiamo appena analizzato, lungo queste scale si passa alla parte al piano terra, proprio qui sotto questo porticato. Piano terra che adesso divido a cantina, ma ha gli spazi perfettamente idonei per realizzare un secondo appartamento. Eccoci qui, ovviamente questo da verificare insieme ad un tecnico e lavori da fare. Analizziamo questa prima stanza che vedete grezza, c'è una finestra qui,
Attraversando questa porta si passa ad una seconda stanza, che è questa qui, come potete vedere. Abbiamo questa fantasia in cotto a terra. E al di là di questo muro, proprio dietro a questi armadi, c'è un altro vano che consente di realizzare quindi altre camere. Quanto è grande l'altra stanza, Giuseppe? Come quella sopra. Come quella sopra. Ok. Ce la puoi aprire? Sì, è mezza aperta, mezza È chiusa. mezzo aperto. Andiamo. Uscendo dal piano terra, andiamo a realizzare la stanza che è comunicante, che però ha un accesso momentaneamente soltanto esterno. Percorriamo tutta la proprietà. Eccoci qui. E si passa esattamente da qui per andare a. L'altro accesso, ovviamente anche questa è una stanza grezza. Vediamo la nostra struttura dall'alto. Eccola qui. E vi do appuntamento alle visite guidate.